siamo a buon punto perché adesso il provvedimento che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 23 marzo è all'esame del Parlamento. È chiaro che ci sono voluti tempi un po' lunghi perché è dovuto passare all'esame della Conferenza Unificata, agli altri organi interni. Quindi io ritengo che prima della sospensione dei lavori in Parlamento verrà definitivamente approvato. Già dovremmo riconfermare, stiamo lavorando per questo obiettivo, per mantenere le tre aliquote, quindi favorire i redditi medio-bassi. E poi vedremo un po' il risultato che avremo dal concordato preventivo biennale. Il nostro obiettivo è lavorare sul ceto medio, perché come ho detto già in altre occasioni, chi ha redditi di 50-60 mila euro non può essere considerato un super ricco e oggi paga il 50% di tasse.